Riteniamo che attraverso questi campioni che stanno costruendo certezze giorno dopo giorno, attraverso l'allenamento, il sacrificio e l'abnegazione, si possa portare all'esterno un esempio positivo di come si debba fare sport anche per i più giovani e per dare anche dei segnali positivi nei confronti delle giovani generazioni. Attraverso sacrifici si arriva ai risultati e, se possibile, nel momento in cui si va fuori Abruzzo, in questo caso nel mondo, perché Edoardo deve andare a cercare le onde giuste in tutto il mondo, portare in alto i colori dell'Abruzzo e promuovere la bellezza e l'identità della nostra regione. Il surf purtroppo non è uno degli sport principali qui in Abruzzo, ma nonostante ciò io mi sono innamorato di questa disciplina e continuerò a lavorare duro. Questa passione diciamo che me l'ha trasmessa mio padre. Mio padre è sempre stato un appassionato di sport acquatici, dalla pallanuoto al windsurf, tutto ciò a che fare con l'acqua diciamo che fa parte della nostra famiglia. E verso l'età di 10 anni ho iniziato per gioco e piano piano è diventata la mia passione. Sogno nel cassetto, Olimpiadi del 2024, torno a entrare nel top 32 al mondo.